Allora, io ora vi chiedo se riuscite di immaginare quest'acqua che abbiamo attorno a noi ed immaginare tutte le barche che quest'acqua ha visto passare, che hanno percorso, hanno fatto la storia di questa città. Provate a pensare a quanta gente è salita su questa barca, quanti pensieri hanno avuto, quanti ricordi. Pensate se le panchine dove siete seduti, dove mettete i piedi, se potesse parlare, se tutte queste parti, se tutto questo legno potesse parlare, potrebbe raccontare tante cose. Tutto questo in mezzo all'acqua. E anche l'acqua. Quante barche ha visto passare quest'acqua? Quante storie di gente felice, di gente che voleva stare sola. Quante storie potrebbe raccontare. E forse a suo modo lo fa. Siamo solo noi che dobbiamo cercare di ascoltare l'acqua. Di ascoltare l'acqua attraverso il silenzio che ci lascia attorno. Ecco, avete sentito il rumore dei remi che muovono l'acqua quasi a volere accompagnare. E sembra quasi che il rumore dei remi faccia quasi da accompagnamento a questo suono meraviglioso che ha il silenzio dell'acqua. La bellezza di stare in spazi così ristretti è il fatto che ogni piccolo cambiamento è subito percepibile, sia a livello uditivo, per esempio, la voce, il ritorno della voce può essere diversa, sia anche a livello olfattivo, perché capita di trovare i panni stesi proprio sopra di noi, che ci fanno capire che siamo in mezzo alle case. Ed è proprio questa consapevolezza a rendere assolutamente unico questo posto e questo ambiente. Il fatto che, anche se solo fino a poco tempo fa, eri sulla terraferma. Quando sei qua, ti sembra davvero di essere in un altro mondo. Un altro mondo lontanissimo dalla frenesia della città e completamente immerso nel silenzio e nel rumore dell'acqua e nel movimento della barca, che sembra davvero quasi volere accompagnare questo rumore, il rumore del legno che sbatte. Ogni minima variazione di posizione, ogni minimo movimento viene percepito interamente da noi. Ogni impercettibile spostamento della barca, ogni impercettibile cambiamento del suono viene quasi amplificato da questo silenzio che l'acqua ci regala. Darci una mano attraverso il vento che lieve, come una carezza ci tocca il viso, dolcemente, quasi volendoci accogliere. A questo dialogo tra noi e i nostri sensi, tra
È quasi un peccato che con le mie parole devo cercare in qualche modo di non ferire troppo questo silenzio. Essere qui è un modo per percepire con ogni parte del nostro corpo tutte le sensazioni di cui cerco di parlare. Anche i rumori vengono amplificati dal silenzio. Forse riuscirete a sentire in lontananza le campane. Un rumore che senza dubbio, nella frenesia della città, nessuno ci avrebbe fatto caso. Tutto, ogni minimo dettaglio può essere percepito. E svaniscono lentamente. E subito cominciano delle altre. Sempre comunque accompagnati dal rumore dell'acqua.